Il quartiere di Santa Maria Novella ha tinto di rosso la finale del calcio storico che si è giocata in Piazza Santa Croce. Nonostante il caldo, le due squadre hanno combattuto fino alla fine per conquistare la vittoria della storica disciplina fiorentina dalle antiche origini. Quest'anno il magnifico messere è stato il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, che è arrivato sugli spalti, accompagnato dal sindaco di Comune Città Metropolitana, Dario Nardella. È stato accolto dagli applausi del pubblico e dai saluti delle tifoserie. Avevo altri impegni, sono venuto perché il signor sindaco mi ha domandato, puoi venire? Io vengo. Sono venuto. Non ho visto mai. Sono da YouTube, ho visto un pochettino. La partita è iniziata poco dopo l'ingresso del corteo storico della Repubblica Fiorentina, del Gonfalone di Firenze e delle squadre dei Rossi e dei Bianchi. La prima caccia è arrivata al minuto 7 ed è stata realizzata da Lopez per i Rossi, che hanno continuato a imporsi durante lo svolgimento della partita. I Bianchi hanno risposto realizzando una caccia da centrocampo con Deligio. La partita si è conclusa con il dominio dei Rossi, che hanno vinto la finale con 8 cacce, facendo il bis dopo la vittoria del 2018.